Lascio la parola alla professoressa Silvia Profili, che è professoressa ordinaria di Organizzazione Aziendale e Gestione delle Risorse Umane all'Università Europea di Roma, che è collegata e con la quale affrontiamo il tema, diciamo, a livello preventivo, cioè abbiamo parlato fino ad ora di sostenibilità e abbiamo visto come poi questo si declina nelle varie realtà aziendali, ma la sostenibilità, soprattutto in ambito di gestione delle risorse umane, richiede uno studio, richiede un'analisi. Ecco, chiediamo a te, Silvia, dalla tua posizione accademica, come, e anche sulla base di quelle che sono le vostre esperienze, come poi questo viene progettato. Grazie Davide, spero mi Ti sentiate e mi sentiamo molto sentiate bene. bene. Buonasera a tutti, è veramente un piacere per me essere qui con voi, scusate per la distanza. Allora sì, come dicevi, provo a portarvi una prospettiva un po' diversa, no? Di chi come me vive all'interno di un'università, quindi un po' con una duplice responsabilità, quella della didattica e quella della ricerca. Quindi vi racconto brevemente cosa stiamo facendo all'Università Europea di Roma, dove lavoro, per mettere la sostenibilità al centro delle iniziative che portiamo avanti in questa duplice veste. Parto dalla didattica. Ecco, qui al di là dei vari corsi che naturalmente toccano i temi della sostenibilità, abbiamo avviato lo scorso ottobre un master universitario in Sustainable Human Resource Management. E lo dico con un pizzico di orgoglio perché oggi è l'unico master in Italia e uno dei pochissimi a livello internazionale che mette il ruolo dello Human Resource Management al centro del paradigma della sostenibilità. E è un master che realizziamo in partnership con la Fondazione Lavoro per la Persona, che si fonda sulla convinzione che non può esserci sostenibilità integrale senza ambienti di lavoro che generino benessere. E questo, insomma, è una cosa che non è scontata nelle imprese, naturalmente. È un percorso formativo, tra l'altro interdisciplinare, quindi cerchiamo di combinare discipline diverse, coerentemente con un'idea di fondo che è quella che per sostenere, in qualche modo la transizione verso la sostenibilità occorra un po' uno sguardo nuovo rispetto al posto che l'impresa ha nella società e un nuovo mindset, no? In qualche misura, lo avete detto, l'ha detto anche chi mi ha preceduto, che deve mettere al centro di questo percorso che le imprese stanno compiendo verso la sostenibilità, a mio avviso, l'organizzazione del lavoro e la gestione dei collaboratori e dei team, riscrivendo le pratiche di gestione delle risorse umane per rendere sostenibili, no? E alcuni degli esempi che avete portato qui, insomma, lo dimostrano che possono essere riscritte e ripensate in questa logica. Sul fronte della ricerca mi fa piacere raccontarvi, anche se molto velocemente me ne scuso, un progetto di ricerca che è molto ambizioso che stiamo portando avanti oramai da qualche anno e che si inserisce nell'ambito del filone di letteratura del Diversity and Inclusion, anche se va a toccare un po', a mio avviso, tutti gli aspetti che riguardano lo Human Resource Management. Diversity and Inclusion, che credo rappresenti una delle aree su cui le organizzazioni possono davvero fare la differenza in termini di sostenibilità. Allora, il progetto nasce con l'obiettivo di creare un osservatorio permanente che aiuti le organizzazioni a comprendere meglio quelle che sono le aspettative di collaboratori affetti da malattie croniche e a rimuovere gli ostacoli che queste persone si trovano a fronteggiare sul luogo di lavoro. Molti si chiedono perché l'attenzione, no, su questo gruppo di persone e le risposte sono tante, ma forse la più importante ce la danno le statistiche, no? Che ci dicono che in Europa il 25% delle persone in età lavorativa sono affette da almeno una malattia cronica. In Italia questi numeri sono più alti e in tutto il mondo, e in particolare nei paesi sviluppati, questi numeri sono destinati a crescere perché sappiamo tutti che la popolazione lavorativa sta invecchiando. Allora, queste sono statistiche naturalmente che parlano da sole, ma nonostante ciò, la gestione di collaboratori affetti da malattie croniche direi che non è ancora entrata nell'agenda HR né e neanche nella gran parte dei casi tra le iniziative di diversity
e di inclusion promosse dalle imprese. Eppure ci sono già numerose ricerche che dimostrano con chiarezza che queste malattie influiscono in maniera significativa naturalmente sul tasso di assenteismo, ma anche su licenziamenti volontari, sulla scelta di pensionamenti anticipati, anche quando l'idoneità al lavoro non risulta affatto pregiudicata, no? Perché diversamente, naturalmente chi affronta una malattia cronica ha caratteristiche spesso molto diverse da chi è caratterizzato da una disabilità. Queste due cose talvolta si incontrano, ma non sempre. Spesso queste persone si trovano ad affrontare barriere, ostacoli nel luogo di lavoro di varia natura che naturalmente comportano svantaggi e questo anche ampiamente dimostrato sotto il profilo di carriera, sotto il profilo retributivo. Dunque, con danni non solo per il lavoratore stesso, i lavoratori, ma anche per le imprese che talvolta si trovano a perdere collaboratori, talenti e persone di grande valore. Allora, un'organizzazione sostenibile, insomma, a nostro avviso, non può permettersi di lasciare indietro queste persone. Abbiamo condotto la ricerca, la stiamo svolgendo su diverse imprese. La prima impresa che ha partecipato, che ha scelto, insomma, di aderire a questo progetto è il gruppo Enel, che abbiamo coinvolto poco prima della pandemia. E che ci ha dato modo di avere un osservatorio molto rilevante. Considerate, solo per darvi un'idea, che abbiamo coinvolto e hanno risposto ad una survey più di 1.100 collaboratori affetti da una patologia cronica, più di 1.800 capi e colleghi di questi lavoratori, più altri circa 4.000 invece employees diversi, quindi non coinvolti direttamente da questo tema, ma che comunque hanno voluto volontariamente dare il loro contributo sul tema. Vi do due spunti sui risultati, naturalmente la ricerca è molto ampia, ma un tema molto rilevante a mio avviso che è emerso dai nostri risultati è quello della disclosure, cioè la decisione da parte di queste persone, appunto, affette da una patologia cronica, di comunicare la propria condizione di salute ai capi o ai colleghi o alla direzione HR. E la nostra ricerca, coerentemente con altri studi già fatti, dimostra che effettivamente queste persone, la maggior parte di queste persone sono invisibili, nel senso che scelgono di non fare disclosure, di non parlare della propria condizione di salute per timore di subire discriminazioni o anche solo per il timore di essere in qualche modo messi ai margini, no, dell'organizzazione. Sui nostri dati il 20% dei rispondenti ci ha detto di non aver parlato della malattia con nessuno, ma è un dato evidentemente sottostimato. Ma la cosa interessante è che una delle ragioni principali per cui questi collaboratori hanno scelto di non parlare della loro situazione è il timore di non essere più incluso nei piani di carriera e di sviluppo dell'impresa. Quindi, a dimostrazione del fatto che in realtà lo sviluppo, la carriera rimangono leve, pratiche fondamentali anche per persone che invece normalmente magari siamo portati a tenere più ai margini, no? Perché proprio nei momenti di difficoltà, di fragilità, il lavoro diventa un ancoraggio, no? Diventa uno strumento fondamentale per recuperare il senso, talvolta anche, no? Il proprio rapporto con gli altri, anche la dimensione relazionale diventa essenziale, ma insomma non solo. Quindi questo ci dice che è fondamentale che le organizzazioni creino ambienti di lavoro inclusivi, che sappiano accogliere, che dimostrino di saper ascoltare, perché un primo passaggio fondamentale è quello di far emergere in qualche modo le fragilità. E questo credo valga non solo per le persone che hanno una fragilità così importante. L'altro aspetto molto rilevante, a mio avviso, che emerge nai nostri risultati è quello relativo al supporto, no? Che naturalmente persone che vivono questa condizione si aspettano di trovare dentro all'organizzazione. Si aspettano di trovare un aiuto sul piano emotivo, ma si aspettano soprattutto di avere la possibilità di riorganizzare le proprie attività di lavoro, perché quello che abbiamo visto è che non c'è necessariamente una diminuzione delle abilità, ma c'è una riconfigurazione delle abilità e anche delle motivazioni delle persone. Allora, quello che è necessario garantire in qualche modo è la possibilità di trovare all'interno del contesto organizzativo l'opportunità di in qualche modo aggiustare, ma non solo aggiustare, anche riconfigurare talvolta, riorganizzare il lavoro.
Allora, questo supporto le persone affette da patologia cronica lo hanno trovato soprattutto nei capi diretti e nei colleghi, molto meno nella direzione HR. Quindi di questa cosa, ad esempio, in Enel hanno preso consapevolezza, tant'è che poi hanno avviato un progetto molto interessante che potete trovare anche nel bilancio di sostenibilità del 2021 di gestori del cuore, li hanno chiamati così, cioè People Business Partner che volontariamente hanno deciso, e sono oggi 15 in Italia, di dedicarsi a fare un pochino da punto di contatto, no? Da facilitatore rispetto a queste persone che hanno bisogno di affrontare temi non solo di tipo normativo, ma anche di supporto più trasversale. Ecco, scusate, sono andata molto, molto veloce, ma ritengo che questo sia un tema che chiama in causa sicuramente il top management delle imprese, ma ancora di più le direzioni di risorse umane che possono davvero cogliere questa nuova sfida, no, del people management come una grande opportunità per dar vita ad iniziative di sostenibilità che possono realmente avere un grande impatto sociale. Grazie Silvia, hai dato uno spaccato molto molto interessante, hai toccato temi importanti come la fragilità, la disabilità, eccetera. E mi sovviene che di fragilità abbiamo parlato molto in questi 2 anni, anche in virtù di quelli che sono i nuovi paradigmi sulla flessibilità in ambito di lavoro da remoto, lavoro post-pandemico. Ecco, proprio la pandemia è stato un boost eccezionale proprio per ripensare determinati percorsi e modelli di leadership.